struttura è sempre da costruire, ma le basi di partenza sono buone. A 2 anni da quella famosa avvertenza le cose sembrano cambiate, non per puro caso, ma per l'impegno che è stato messo in primis dalla cooperazione, ma anche dagli altri soggetti del mercato. Contiamo e speriamo di continuare in questa crescita, quindi diversificando con il valore migliore del prodotto a partire dal pecorino romano in mercati che prima non occupavamo.